Domenica 5 aprile 2020, Domenica delle Palme, verrà celebrata la messa nella nostra parrocchia di Falicetto, la nostra bellissima parrocchia, e volevo dirvi alcune tracce molto frammentarie, ma al contempo di una certa solidità, ci inducono ad affermare che la storia più antica di Verzuolo ha inizio a Falicetto. L'epoca romana. Lo storico Carlo Moletti racconta del ritrovamento di cui lui stesso testimone del 1831 di alcuni frammenti di lapide romana che egli salvò da una sicura dispersione portandoli nella propria abitazione. Oggi sono esposti nel Museo di Cuneo. La lapide che Moletti riuscì a ricomporre era dedicata a un certo Ofilio Meliore, era uno schiavo liberato. Un sevir, i sevir erano chiamati i sacerdoti augustali, creati dall'imperatore destinato a offrire sacrifici agli dèi per la prosperità della casa imperiale. La scoperta descritta dal Muletti dà la conferma che Falicetto, ai tempi dell'impero romano, è un oppidum, un pagus, una fortezza, un villaggio di non secondaria importanza, come conferma la lapide di Ofidio. E soprattutto la presenza di un tempio o qualche altro edificio romano. Quasi certamente a Falicetto esisteva una stazione, diciamo, di esazione, di una gabella, di una tassa, e il teloneo, come ci ricordano i documenti medievali, era un dazio in denaro o in natura che nel Medioevo colpiva tanto l'introduzione che la circolazione in un paese di merci destinate al consumo. Longobardi. Dopo secoli di relativo splendore per l'impero romano, inizia una lenta agonia e diciamo, si espone alla pressione dei barbari, i quali sembrano cancellare ogni traccia di civiltà. Pestilenze, carestie, abbandono delle campagne fanno il resto. In questa realtà così priva di prospettiva emerge, diciamo, l'autorità della Chiesa, che sembra essere la sola forza morale capace di stabilire un rapporto glorioso sul passato. Il suo prestigio appare evidente davanti alla dominazione dei Longobardi, che si ingentiliscono a contatto con la civiltà latina fino a giungere alla conversione al cristianesimo. E nella cosiddetta cronaca della Novalesa, un rotolo manoscritto dell'undicesimo secolo, largo 10 centimetri e lungo oltre 10 metri, oggi custodito presso l'archivio di Stato di Torino. È qui che troviamo un riferimento a Falicetto e in un passo si legge così. Astolfo, nel principio del suo regno, si mostrò molto zelante della religione, edificando diverse chiese e tra queste una in Piemonte, in un luogo detto Pagni. E si edificò anche un altro monastero di vergini in un luogo detto anticamente Felixido, al presente Falesè, nel quale, ritirandosi le figliuole che desideravano servire Dio, erano governate dai padri dei monasteri di Pagni. Secondo i Muletti, l'erezione che il re Longobardo fece del monastero ebbe lo scopo di permettere a una sua figlia di farsi monaca. Uno dei primi parroci di Falicetto, Don Reinaudi, nelle sue memorie scrive che questo monastero, la cui esistenza fu effettivamente confermata da altri storici, Eanni, Casali e via dicendo, era dove comincia il suo gran piazzale, ove comincia il bivio di strada con legno, Enite e strada Lagnasco. Medioevo, nell'epoca medioevale, secondo la struttura ereditata dai Romani, l'ordinamento politico-amministrativo della provincia di Cuneo prevede la divisione del territorio in municipi, pagi e vici, cui corrisponde analogamente la giurisdizione della Chiesa, che organizza il territorio e la popolazione in diocesi, pievi e titoli o cappelle. Falicetto in quest'epoca è sede della pieve di San Giovanni Battista, attestata da un documento del 1256, che ha giurisdizione sopra un vasto territorio che comprende una popolazione numerosa e proporzionalmente altrettanto il clero. Dalla pieve di Falicetto dipendono quasi tutte le chiese della Valle d'Araita e la sua importanza è tale che, all'inizio del 1200,
La costruzione della chiesa di Becetto presso Sempere è condizionata dall'assenso ed all'autorizzazione del Pievano di Faliceto. La chiesa di San Giovanni Battista, costruita in tre navate in forma romano-gotiche, si trovano nello stesso sito in cui secoli prima sorgeva il monastero. Già alla fine del 1700 è dichiarata inagibile e completamente distrutta nel 1831. Oggi purtroppo di queste importanti presenze storiche non resta alcuna traccia. Ciò che invece possiamo scrivere con più precisione è la storia di un piccolo popolo che, stretto attorno al suo sacerdote, è determinato a diventare comunità. Questa si può fare iniziare nel 1630, quando nel mese di agosto, anche a Verzuolo, giungono i primi casi di peste, che immediatamente si propagarono a macchia d'olio, falciando più della metà della popolazione. In quei terribili mesi di tribolazione e disperazione, i nostri antenati trovarono unico conforto, come sempre avevano trovato, nel rivolgersi a Dio o alla venerazione dei loro santi patroni. I poveri abitanti di Faliceto fecero il voto di erigere una piccola chiesa in onore di San Bartolomeo quando fosse cessato il contagio. Già nel 1644, il vescovo di Saluzzo, Monsignor Agostino della Chiesa, durante la visita pastorale scriveva: «La cappella era stata eretta dalla devozione degli abitanti del luogo nell'anno 1630 sotto il titolo di San Bartolomeo». Pensate, quasi 400 anni fa. Essa rimase per molti anni una semplice cappella campestre, officiata da un sacerdote, e come tale in essa non era permesso battezzare, né avevano luogo molte funzioni che per diritto canonico potevano essere svolte soltanto nell'antica parrocchiale posta ai piedi del castello. Si ebbero numerosi decessi di persone anziane costrette a recarsi alla parrocchiale, ad esempio per la distribuzione dei rami d'olivo, o di neonati che morirono per il freddo, diciamo, durante il trasporto alla fonte battesimale. Questi fatti portarono i capi famiglia falicettesi a presentare un ricorso scritto al vescovo al fine di ottenere, diciamo, l'erezione della parrocchia. In qualcosa avvenne, senza ostacoli e difficoltà, nel 1841. Per rendere un'idea più precisa dello sviluppo demografico, pensiamo che nel 1701 Faliceto contava solo 489 anime, mentre nel 1848 si era arrivati al culmine con 1325 abitanti. Nel solo primo anno di parrocchia furono battezzati ben 47 bambini e l'anno successivo furono celebrati 11 matrimoni, quasi uno ogni mese, numeri che giustificavano ampiamente le suppliche presentate al vescovo. Da allora, 8 furono i parroci, esclusi gli attuali, che si succedettero alla guida della comunità. Nei secoli la chiesa fu più volte ampliata, arricchita con organo, altari, dipinti e altri arredi il nostro Cristo risorto. L'erezione in parrocchia consolidò il senso di comunità e spinse i falicettesi sotto la guida dei parroci a desiderare che il proprio paese si sviluppasse ulteriormente. Sinteticamente, di seguito vengono ricordate alcune date significative. 1887, costruzione delle scuole elementari nel terreno prospiciente la parrocchia, proprietà del signor Borgonio Michele, fu Michele. Da qualche anno le aule erano ricavate in alcune stanze della parrocchia. 1894, nascita dell'asilo infantile in alcune camere della casa canonica. Nel 1902, inaugurazione dell'attuale edificio intitolato alla principessa Iolanda di Savoia. 1908, costruzione del cimitero. In occasione dell'inaugurazione, così scrive l'anziano parroco, 52 anni di parrocchia. Dopo 63 anni di continue annuali domande per ottenere che questa parrocchia avesse il suo necessario cimitero, infine l'ebbe costruito in quest'anno 1908 e fu benedetto processionalmente il 31 dicembre. La benedizione durò dalle 10 del mattino a mezzogiorno e terminò in parrocchia con la benedizione del Santissimo. La giornata fu provvidenziale, un sole di primavera. Fu
Fu benedetto dal molto reverendo Don Giovanni Pasero, vicario di Verzuolo, delegato dal vescovo in luogo dell'attuale parroco, tremulo e semicieco, vicino a comunicare l'anno 88esimo. E per arrivare ad epoche più vicine alla nostra, in modo molto sintetico, 1968, inaugurazione della Stella dei Caduti all'inizio di Via Lagnasco, poi trasferita sulla piazza in centro del paese. 69, costruzione della circonvallazione. 70, viaggio in America di un gruppo di falicettesi in visita ad aziende frutticole. 70, costruzione del condominio Rivoira, dove si trova il mini market. 1974, nascita del gruppo ADAS. 75, costruzione del condominio di fronte alla trattoria del Castello. 78, inaugurazione e benedizione della cooperativa PAV. 82, inaugurazione e benedizione del nuovo salone e teatro. 87, inizio preghiera sullo stile di Tesè. 92, le suore lasciano l'asilo dopo 98 anni. Curioso infine il censimento, tra virgolette, alla buona, compiuto dal parroco nei primi anni 70 del secolo scorso. Ben 150 aziende agricole e 37 artigiani di vario titolo, falegnami, sarte, tra cui un carradore, che risulta un riparatore di carri, di birrucine e quant'altro. Due trattorie, un distributore di benzina, sei negozi di generi commestibili, una drogheria gestita dalla sorella del parroco ed un negozio di abbigliamento. Per concludere in leggerezza, due documenti curiosi. Il primo è un contratto stipulato nel 1936 per l'incarico di sacrestano, ruolo ricoperto per molti anni dal signor Giuseppe Ghibaudo, curiose le mansioni. Primo, fare il possibile per ottenere il silenzio in chiesa. Osservare anche negli angoli più nascosti se l'acqua si infiltra. Fare attenzione che nessuno salga sui tetti parrocchiali né di giorno né di notte. E soprattutto fare adagio, con calma, con grazia, pazientemente i lavori propri di chi deve aiutare in chiesa. Il secondo è una lettera che nel 1938 il parroco Don Bernardo Sagia scrive al podestà di Verzuolo per sollecitare un intervento che ponga un argine al gioco del pallone, si parlava di pallapugno, che disturba il canto del vespro domenicale. Sia che si giuochi alla lunga, sia che si giuochi al tetto. Anche se, ci tiene a precisare il parroco, si sa che i giocatori sfrontati non sono di falicetto. Dulcis in fundo, e poi basta, vi lascio tranquilli. L'archivio parrocchiale custodisce il testamento di un certo Costanzo Ollognero, non particolarmente significativo nel suo contenuto, ma a mio modesto parere molto poetico e toccante nel suo incipit. Verzuolo, Falicetto, regione detta la Casala, camera da letto del testatore, AD, 7 novembre 1798, ore 23 circa, notaio Albino Forneri, così inizia il testamento. Ad ognuno sia manifesto che prudentemente rifettendo Costanzo Olloniero del fu che affredo, nativo di questi fini e residenti alla certezza della morte e dall'incertezza della ora di essa, ha perciò determinato, mentre per la Iddio grazia trovasi sano di mente, senso, vista, udito, loquela, che sarebbe la parola, ed intelletto, sebbene da corporali infermità in letto detenuto, di far il presente di lui ultimo testamento. E perciò, cominciando dall'anima come più degna del corpo, alla medesima raccomandato e raccomanda all'onnipotente e misericordiosissimo Signore Dio suo Creatore e Redentore, alla gloriosissima sempre Vergine Maria, all'angelo suo custode, santi i suoi avvocati e protettori, ed aspetta le corte celeste, umilmente pregando il primo a concedergli e gli altri ad intercedergli il perdono delle sue colpe e la grazia finale. Ed il suo corpo, resosi cadavere, ordina venghi seppellito nel cimitero della chiesa parrocchiale, nel cui distretto seguirà suo decesso,
con quelle pompe funebri che meglio stimerà l'infrascritto di lui erede universale. Che dire, dopo queste letture, Palicetto è una bella storia. Cerchiamo di, allora di, seppur in questo tempo triste e faticoso, di custodirla, facendo sì che il nostro paese sia ancora sempre un felice tetto. Grazie e buona domenica.